La voglia di tornare a soppesare tre punti fra le mani era tanta e forte era il desiderio di riscattare l'opaca prestazione messa in campo il turno scorso con la C9. Così la Promobol è andata a prendersi quanto voleva in casa della Policura Lagaris, vincendo 3-7-1 e scavalcando in classifica proprio la formazione trentina. In quella di Rovereto, coach Nibbio schiera Malvicini in regia con Suso opposto, al centro la coppia Piantoni-Basalari e in banda Buiatti e Salvetti, libero è Bertoletti. L'inizio non è dei migliori perché la Promobol, forse ancora condizionata dallo scotto della scorsa settimana, subisce l'iniziativa delle padrone di casa che staccano, tanto che il tecnico delle Tigri si vede subito costretto a stoppare il gioco. L'intento di scuotere le sue riesce e piano piano Malvicini e compagne recuperano sul 6-5. Tuttavia, un attimo dopo, si ritrovano ancora attardate sul 17. Anche perché, dall'altra parte della rete, una difesa gagliarda rende la vita difficile alla Sanitars Gussago, che riesce a trovare qualche spazio maggiore quando attacca al centro. Il sestetto biancorosso comunque ce la si fa sentire con un muro prepotente di Piantoni e una staffilata di Susio che accorciano sul 13-12. Quello che si innesca è un punto a punto che non trova strappi fino al passaggio di quota 20 ed è la Garis a trovare un break che la spinge sul più 3, 22-19. Dopo il secondo tempo di Nibbio, la squadra rientra sul 22 pari. Buiatti mette l'ace per il vantaggio, ma il tempo di chiudere ancora non è maturo. Così si va ai vantaggi, combattuti e che si rivolgono con un fast di Piantoni che fissa sul 28-30. Preso il vantaggio, la gara procede con la Promobol sotto rete con il sestetto confermato. Questo, diversamente dall'avvio, meglio si comporta mostrando anche un atteggiamento più grintoso e il tutto si traduce in un 4-2 favorevole, ma non basta a staccare maggiormente le padrone di casa, anzi queste agganciano a quota 9 e superano sul 10-9. Come era stato nel primo periodo però, lo spazio per grandi fughe non c'è, al contrario le due formazioni si alternano ai punti. A spaccare l'equilibrio allora ci pensa Piantoni, con due fast che spingono sul 20-23. Quindi un muro di Malvicini consegna il primo set point che lei stessa a sfruttare subito perfezionando il 20-25, che vale il 2-0. Formazione che vince non si cambia, così la Sanitars riprende la contesa con gli stessi elementi visti in precedenza. Nemmeno a dirlo, la ripresa è ancora equilibrata, ma le Tigri provano a scostarla dalle frazioni già chiuse con un piccolo strappo, 4-7. Poi, forti di un gioco più tranquillo e fluido, mantengono il margine, salvo poi rallentare a causa di due errori che consentano alle padrone di casa di rifarsi sotto sull'8-9. A poco serve il time out chiamato da coach Nibbio a questa altezza. Le biancorosse infatti fanno, ma continuano a sbagliare, disfano pure, circostanza che non permette di spaccare la partita. In realtà, ad un certo punto, la Promobol sembrerebbe in grado di potercela fare, ma avanti prima per il 17-21, poi 20-23, si fa rimontare dalla Policura. E altrettanto poi, quando sul 22-24 e con la possibilità di chiudere ogni discorso, viene ancora agganciata sempre a causa di errori che lei stessa fa commettere. Le padrone di casa non chiede altro e piazza l'1-2 che riapre momentaneamente la sfida. Quando si riprende per il quarto set, sempre con il sestetto solito, la Sanitars Gussago dà l'impressione di aver accusato il colpo e sbanda. Coach Nibbio prova a correre i ripari, prima inserendo Migliojkovic per Susio, poi chiamando il tempo, quindi sostituendo Piantoni con Ferrari.
e le sue riacciuffano le trentine sul 6-6. Secondo un copione già visto, da lì in poi e per qualche scambio, il tabellone luminoso si accende alternativamente per le due formazioni, fino a quando la Promo Ball, comunque sempre con la testa avanti, accelera decisa e va sul 12-16. Con carattere, le bresciane mantengono il margine, anzi lo incrementano pure sul 18-23. Poi Salvetti mette giù il 24esimo punto e sebbene le avversarie annullino un primo match point con la successiva battuta fuori, consegnano set e partita alla Sanitars Lussago.